c'è una malattia comune tra Milan e Inter, che devono fare in pace col loro cervello. Ovvero, non hanno i soldi per comprare i campioni, quelli pronti, e dicono che bisogna puntarsi ai giovani e non hanno tempo per aspettare i giovani. Mi sembra bisogna. Che sia stata una acquisto azzeccato. Quindi è un po' una cosa. Io la qualità e il genio che vedo in questo giocatore l'ho visto in pochi della sua età. Poi, caratterialmente, probabilmente non ha la sfacciataggine di Pogba di prendere il pallone, fregarsene certo. Anche dei fischi. Lì c'è un'altra questione, Pogba e Pirlo e Vidal e Maciso. Lì c'è il problema opposto però, Alessandro. Lì c'è il problema opposto. Pogba esagera, troppi colpi di tacco, troppe veroniche inutili. Platini diceva che la giocata non deve essere fine a se stessa. E aveva ragione. Se ti serve per saltare l'uomo, lo salti. Altrimenti la smetti. A Pogba in allenamento quattro coppini e forse fa meno quattro colpi di tacco. A uno scusate, come Bonera, a uno come Bonera lo mangia un Conte, Conte se l'avrebbe mangiato. Conte lo metteva a posto, adesso a posto. Alessandro dai che dobbiamo chiudere. A uno come Pogba puoi limitare il suo estro, a uno come Bonera neanche se lo mandi a Međugorje riesce a diventare. Quindi quello è il grosso problema. Lì nemmeno i miracoli. Dai, fate i bravi. Servadei, poi Cristina. Ci sono le parole di Rodrigo.